Sono alcuni secoli che nell'Italia settentrionale si coltiva il riso, come in Cina, come in India. Cresce su un'immensa pianura che copre le province di Pavia, di Novara e di Vercelli. Su questa pianura hanno impresso segni incancellabili milioni e milioni di mani di donne e l'hanno frugata e assestata per 400-500 anni. È un lavoro duro e immutabile. Le gambe nell'acqua, la schiena curva, il sole a picco sulla testa. Eppure soltanto le donne possono compierlo. Occorrono mani delicate e veloci, le stesse mani che pazientemente infilano l'ago e cullano i neonati.